Il paese consolidò le proprie istituzioni di base. Queste grottesche prese per il culo erano proprio necessarie? Messo in carica della Repubblica Popolare Democratica di Corea dai sovietici nel 48. Come già detto, il leader dei partigiani coreani nell'estremo oriente russo non fu affatto instaurato il potere dai sovietici, ma fu eletto presidente del pluripartitico Comitato Provvisorio Popolare, ossia il successore del governo della Repubblica Popolare di Corea. Prima della guerra di Corea, il governo presieduto da Kim si dimostrò assolutamente capace sotto qualunque punto di vista, in particolar modo sotto l'aspetto economico. Nonostante i notevoli danni causati dalla guerra alle infrastrutture industriali giapponesi, nel 1949 la produzione aveva superato significativamente i livelli precedenti. La produzione industriale e l'industria statale nel 1949 erano cresciute del 340% e del 420% rispetto al 1946, rappresentando non solo una ripresa, ma anche un aumento del 20% rispetto al periodo imperiale giapponese. Anche l'economia rurale aveva visto notevoli miglioramenti, con la produzione lorda di prodotti agricoli e animali in aumento del 40% dal 1944 al 1949, nonostante una crisi in tempo di guerra nel 1945. Gli stipendi medi degli operai e degli ufficiali erano aumentati dell'83%. Ricordiamo che negli stessi anni, al contrario, il sud era una delle regioni più povere ed economicamente infertili del mondo, ed era nel pieno della guerra civile causata dalle politiche impopolari del regime di occupazione. Dopo la sua costituzione nel 1946, il Comitato Provvisorio Popolare redasse un programma di 20 punti per la riforma e la decolonizzazione della Corea del Nord, che prevedeva 1. Eliminazione completa di tutti i resti dell'ex dominio imperialista giapponese dalla vita politica ed economica della Corea. 2. Iniziare una lotta spietata contro gli elementi reazionari e antidemocratici all'interno del paese e evitare assolutamente le attività di parti, gruppi e individui fascisti e antidemocratici. 3. Garantire la libertà di parola, stampa, riunione e fede a tutto il popolo. Garantire le condizioni per le libere attività dei partiti politici democratici, delle associazioni di lavoro, delle associazioni contadine e di altre organizzazioni sociali democratiche. 4. L'intero popolo coreano ha il dovere e il diritto di organizzare i comitati popolari, le istituzioni amministrative locali unificate, attraverso elezioni basate su un voto universale, diretto, equo e segreto. 5. Garantire uguali diritti a tutti i cittadini indipendentemente dal sesso, dalla fede e dal possesso di beni. 6. Insistere sull'inviolabilità della residenza della persona e sulla legittima garanzia della proprietà e dei beni personali dei cittadini. 7. Abolire tutte le istituzioni legali e giudiziarie utilizzate durante il periodo dell'ex governo imperialista giapponese e anche quelle da esso influenzate, ed eleggere le istituzioni giudiziarie popolari sui principi democratici e garantire uguali diritti ai sensi della legge per tutti i cittadini. 8. Sviluppare industrie, fattorie, trasporti e commercio per aumentare il benessere del popolo. 9. Nazionalizzare le grandi imprese, le istituzioni di trasporto, le banche, le miniere e le foreste. 10. Consentire ed incoraggiare la libertà nell'artigianato e nel commercio privato. 11. Sequestrare la terra a giapponesi, cittadini giapponesi, traditori e proprietari terrieri che praticano l'affitto, demolire il sistema dell'affittuario e trasferire gratuitamente tutta la terra confiscata nelle proprietà dei contadini, fare gestire gratuitamente dallo Stato tutti gli impianti di irrigazione. 12. Lottare contro speculatori e strozzini, adottando prezzi di mercato per le necessità quotidiane. 13. Attuare un sistema fiscale unico ed equo e attuare un sistema di imposta sul reddito progressivo. 14. Implementare un sistema di lavoro di 8 ore per lavoratori impiegati e regolamentare i salari minimi. Proibire il lavoro ai maschi di età inferiore ai 13 anni e implementare un sistema di lavoro di 6 ore per i maschi dai 13 ai 16 anni. 15. Implementare un'assicurazione sulla vita per i lavoratori e gli impiegati e implementare un sistema assicurativo per i lavoratori e le imprese. 16. Implementare un sistema di istruzione obbligatoria universale ed espandere ampiamente le scuole primarie, medie, superiori e le università sotto la gestione statale. Riformare il sistema educativo popolare secondo il sistema democratico dello Stato. 17. Implementare attivamente la cultura, la scienza e l'arte nazionali ed espandere il numero di teatri, biblioteche, stazioni radiofoniche e cinema. 18. Installare ampiamente scuole speciali per coltivare il talento richiesto in tutti i settori delle istruzioni statali e dell'economia popolare. 19. Incoraggiare le persone e le imprese impegnate nella scienza e nell'arte e dare loro aiuto. 20.
espandere il numero di ospedali statali, sradicare le malattie infettive e curare gratuitamente i poveri. Tutti questi punti furono portati a compimento in circa un anno. Il programma era molto simile a quello redatto precedentemente dalla Repubblica Popolare di Corea. Furono questi successi e non l'intervento sovietico o il culto della personalità a spianare la strada a Kim Il-sung. Kim Il-sung consolidò il proprio potere negli anni 50 e 60, divenendo il leader assoluto del paese. Cosa vuol dire che Kim Il-sung divenne il leader assoluto del paese? Se con questo termine si intende la guida morale e spirituale del paese, possiamo anche rispondere positivamente. Se invece Nova Alexio intende una specie di monarca assoluto francese, direi proprio che non fu il suo caso. Come l'Italia, la Repubblica Popolare Democratica di Corea è una repubblica parlamentare, ove i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono nettamente separati. Il primo ministro e poi presidente Kim Il-sung e i presidenti della Commissione per gli Affari di Stato Kim Jong-il e Kim Jong-un, per esempio, non hanno mai avuto accesso al potere legislativo, che spetta all'Assemblea Popolare Suprema, i cui membri sono eletti a suffragio universale. In effetti, la Corea del Nord è a tutti gli effetti più democratica dell'Italia. L'elezione di due indipendenti in Parlamento sarebbe impensabile nel nostro sistema elettorale. Il signor Choi, un disertore nordcoreano forzato che vive in Corea del Sud da circa 20 anni, ha spiegato molto bene in cosa consiste la dittatura nordcoreana. Nelle parole di Jean-Claude Martini, la parte sull'immensa ricostruzione industriale e urbana in generale postbellica in Corea del Nord non è malissimo. Anzi, direi che non c'è realmente molto da aggiungere. L'industria e la maggior parte delle infrastrutture nazionali erano ormai in ginocchio. Ma ciò nonostante, negli anni dell'immediato dopoguerra si assistette a un enorme sforzo comune di ricostruire le fondamenta del paese. Sembrò inizialmente garantire un buon successo alla piccola nazione coreana, con una produzione industriale che nel 1957 raggiunse addirittura i livelli pre-guerra. L'impressionante industrializzazione perseguita da Kim Il-sung seguì un percorso di sviluppo molto simile e probabilmente influenzato da quello dell'Unione Sovietica di Stalin. A differenza di quanto fatto dai sovietici, Kim si concentrò piuttosto sullo sviluppo di un'industria pesante che potesse sostenere lo scheletro dell'economia, come anche la presenza di un esercito forte. La parte sud rimase fortemente dipendente dai sussidi americani fino alla metà degli anni 60. E se questi aiuti per il sud rappresentavano il 50% del budget governativo, gli aiuti sovietici ammontavano a solo il 2,6% delle entrate del regime di Kim. Kim e i suoi pianificatori intravidero la soluzione al problema nella collettivizzazione e nella meccanizzazione dell'agricoltura, unificando in grandi fattorie i piccoli appezzamenti di terreno che erano sparsi per tutto il paese. Riprendendo sempre le parole di Jean-Claude, qui fondamentalmente non ci sono stupidaggini colossali, anzi, a denti stretti ammette che il sistema funzionava. Però va avanti così ancora oggi, oltre al fatto che in tutto questo l'educazione ideologica delle masse popolari ha sempre svolto un ruolo fondamentale. Ricostruendo case, scuole, industrie, lo schema di ripristino adottato dal Partito del Lavoro governato da Kim seguiva una direttiva molto semplice, che avrebbe poi contraddistinto il sistema fino ad oggi vigente nel paese: indirizzare dall'alto il popolo e coordinarlo quasi come fosse un esercito, a perseguire gli obiettivi degli alti vertici coreani. Va detto che in RPDC si utilizza il metodo Chongsanri, uno stile di lavoro antiburocratico che impone ai dirigenti di ispezionare periodicamente le unità produttive per conoscerne le condizioni reali e poterle dirigere con cognizione di causa. I cosiddetti alti vertici coreani, se con ciò gli autori indicano i dirigenti delle imprese cooperative statali coreane, non sono dunque lontani burocrati rinchiusi in uffici dirigenziali inaccessibili, ma sono a stretto contatto con il lavoro e con i lavoratori. Era fortemente centralizzato e gestito dallo Stato. Di conseguenza non c'era alcuna possibilità per le industrie private o per i singoli agricoltori di svolgere liberamente la propria attività. Anche su questo c'è molto da dire. Innanzitutto, la Repubblica Popolare Democratica di Corea non nacque come paese socialista,
ma come uno stato pluripartitico con un programma costitutivo più improntato verso il keynesismo, se così vogliamo chiamarlo, con un'effettiva maggioranza socialista, ma non assoluta. I già detti 20 punti per la riforma e la decolonizzazione della Corea del Nord del 1946, da un lato prevedevano la nazionalizzazione delle grandi imprese, delle istituzioni di trasporto, delle banche, delle miniere e delle foreste, ma allo stesso tempo incoraggiava la libertà nell'artigianato e nel commercio privato e consegnava direttamente nelle mani dei contadini la terra sequestrata ai padroni terrieri, ai giapponesi e ai collaborazionisti. La fornitura del 25% del raccolto dei contadini richiesto a Pyongyang impallidiva di fronte al 70% richiesto dal governo e dai proprietari terrieri sudcoreani. I capitalisti nazionali non vennero toccati, anzi si concesse loro la libertà economica, approvando leggi a tutela dei lavoratori e organizzando cooperative di consumo per limitare la speculazione. Fu la guerra di Corea che distrusse l'impresa privata nordcoreana. Le industrie private furono distrutte dai bombardamenti e nel dopoguerra rimasero solo pochi mercanti, artigiani e pescatori. Le barbarie statunitensi spinsero anche i nordcoreani inizialmente più titubanti verso il socialismo, i cui principali esponenti coreani erano ormai visti come i salvatori della patria. La pacifica transizione dal debole capitalismo sopravvissuto alla guerra al socialismo fu completata entro il 1958 e non a seguito di violente repressioni come avvenuto altrove. In particolar modo, al contrario di quanto accaduto in URSS, non vi fu alcuna repressione contro i contadini, che furono inglobati in cooperative semiprivate nazionalizzate entro il 1958. Attualmente la sola attività privata praticabile consiste nella gestione di orti familiari di 100 metri quadrati. Niente Coca-Cola, I guess. In realtà la Coca-Cola, benché poco diffusa, è limitatamente penetrata in Corea del Nord, importata dalla Cina. Ovviamente nessuna sede della multinazionale è stata impiantata nel paese. Alla fine della guerra, Kim eliminò tutta quella schiera di comunisti, tra virgolette, domestici che erano rimasti in Corea a lavorare clandestinamente nei confini nazionali durante il periodo coloniale, costringendo al suicidio o facendo uccidere gran parte della vecchia guardia. Kim Il-sung tolse di mezzo tutti gli oppositori alla fine del 1957, alcuni incriminandoli di collaborazione con l'Occidente, altri accusandoli di essere spie degli Stati Uniti. Se Stalin era ormai sottoterra e non poteva rispondere ovviamente alla denuncia di Khrushchev, Kim godeva ancora di buona salute. Questo fu un piccolo dettaglio che gli antagonisti come Ho Kai e Park Chang-ok non capì. A sentire Nova Alexio, sembra quasi che Kim Il-sung abbia sterminato migliaia di presunti oppositori filo-occidentali per stabilizzare il suo traballante potere. In realtà la sua linea fu fatta proprio dal Partito del Lavoro di Corea, la principale forza politica del paese, che espulse gli elementi meno idonei. Va inoltre detto che la maggior parte di questi esponenti purgati non erano accusati di essere spie del nemico statunitense, bensì agenti degli alleati. I personaggi citati dagli autori, Park Chang-ok e Ho Kai, per esempio, appartenevano alla cosiddetta fazione Irkutsk, ossia di quei membri del partito eccessivamente filosovietici. Essi volevano de facto sottomettere la Corea all'URSS e seguire ciecamente il modello sovietico. L'altra fazione antagonista all'indipendentismo di Kim, quella degli Yanan, era la corrispondente filocinese della Irkutsk. Alcuni membri di questa, guidati dal presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Popolare Suprema Kim Tu-bong, approfittarono della visita nell'Europa dell'Est di Kim Il-sung per tentare di portare avanti un colpo di Stato in Corea del Nord nel 1956. Il piano, che contava l'appoggio dell'uomo con la carica politica più importante, appunto Kim Tu-bong, fallì proprio per l'impopolarità dei golpisti e delle loro idee. Essi erano visti come agenti stranieri, mentre Kim Il-sung e il suo pensiero indipendentista erano considerati coreani al 100%. Comunque sia, il numero di membri allontanati dalla vita pubblica fu estremamente limitato e, nonostante quanto riferito da Nova Alexio, si trattò di epurazioni molto più indolori di quelle staliniane e si limitavano all'espulsione dal partito. Raramente si arrivava a processi e condanne. Park Chang-ok morì di morte naturale nel 1960, mentre Ho Kai si suicidò e sfidò Nova Alexio a dimostrare che fu obbligato a porre fine alla sua vita,
contando anche il fatto che non mi risulta che ci sia stata tutta questa misteriosa grande pandemia di suicidi sospetti tra i suoi oppositori politici. Se paragoniamo il destino degli oppositori di Kim Il-sung a quello di quelli del presidente sudcoreano Syngman Rhee, direi che il riferimento alle purghe nordcoreane come grandi e repressive fa a dir poco sorridere. I principali avversari politici di Rhee, il nazionalista ed ex presidente del governo provvisorio in esilio della Repubblica di Corea Kim Gu, da tempo obiettivo della CIA, e il leader della Repubblica Popolare di Corea Lee Won-young, furono brutalmente assassinati da estremisti di destra legati agli Stati Uniti e al governo sudcoreano, probabilmente su ordine di questi ultimi. Come loro, finirono assassinati 300.000 e 1.200.000 presunti oppositori solo nel periodo che va dal 1945 al 1950. Park Chan-gok e Kim Tu-bong furono allontanati dalla vita politica perché volevano sottomettere la Corea agli interessi di Mosca e Pechino. Kim Gu e Lee Won-young furono assassinati perché volevano perseguire gli interessi della nazione coreana ai danni degli Stati Uniti. A differenza di altri membri, come Okai, che volevano che gli iscritti al partito costituissero una minoranza elitaria, basandosi sul modello sovietico, Kim cercò invece in tutti i modi di ampliarne la platea, allargandola di fatto all'80% della popolazione contadina. Il partito dei lavoratori si ingrossò fino a superare il milione di iscritti negli anni 50, finendo per diventare il partito comunista più esteso al mondo. Ma quindi perché dare l'accesso a tutti? Beh, Kim non era uno stupido, uno sprovveduto. La massa di nuovi affiliati provenivano dagli strati sociali più bassi. Erano contadini, piccoli operai, con una scarsa educazione scolastica. Ai loro occhi l'appartenenza al partito offriva l'opportunità di un avanzamento sociale, ma soprattutto economico, che prima si potevano soltanto sognare. Con una conoscenza pressoché inesistente dei precetti del marxismo-leninismo e con un'idea delle questioni di politica estera, che dire vaga era un complimento, i nuovi membri di partito non erano burocrati sofisticati, ma piuttosto pedine leali a un regime talmente generoso da donar loro... Questo passaggio è, ai miei occhi, veramente fastidioso. Dunque, il piano malvagio di Kim Il-sung fu quello di dare alle masse l'accesso al partito del lavoro? Vorrei ricordare che la democrazia, di cui si riempono tanto la bocca gli occidentali, si traduce letteralmente potere del popolo. Escludere la maggior parte del popolo dai meccanismi politici e governativi in favore dei cosiddetti esperti o dei migliori si traduce in aristocrazia o tecnocrazia in stile governo Monti o Draghi. Noi italiani sappiamo bene quanto questi burocrati sofisticati siano esplicitamente poco democratici e poco inclini ai bisogni dei lavoratori. Ci vuole veramente una bella faccia tosta a definire dittatura un regime che ha permesso l'accesso al potere agli strati più bassi della società, invece di creare un'oligarchia di tecnici fedelissimi, come idealizzato da Okai. Vale la pena di approfondire quest'ultimo personaggio. Tanto per cominciare, il suo vero nome era Alexei Ivanovich Egay ed era nato e cresciuto in Unione Sovietica. Inviato come traduttore in Corea dall'URSS, per quanto lui scorresse sangue coreano, non aveva una minima idea della cultura dei suoi padri. Nuovo Alexio parla dell'eliminazione di un importante numero di oppositori politici da parte di Kim Il-sung prima del 1956, eppure le grandi purghe avvenute durante la guerra di Corea non furono attuate da lui, bensì da quel simpaticone di Okai. In qualità di presidente del comitato di ispezione degli iscritti al partito, ignoro le indicazioni di Kim di espellere solo gli individui sleali, da punire esclusivamente per via legale, eliminando fino a 450.000 dei 600.000 tesserati. La maggior parte dei purgati semplicemente non aveva mostrato la tessera di iscrizione appena rilasciata. Questi individui antipopolari erano i nemici interni di Kim. Approfondita la figura di Okai, che già nella descrizione di Nova Alexio non ne usciva molto bene, va smentita l'affermazione secondo cui gli operai e i contadini si iscrissero in massa al partito per ottenere chissà quale privilegio. I lavoratori entrarono a far parte del partito a causa della grande campagna di ideologizzazione di massa compiuta sotto Kim Il-sung. L'analfabetismo, un tempo dilagante tra le classi meno abbienti, fu strenuamente combattuto da Pyongyang, tant'è che da diversi anni il tasso di alfabetizzazione nel paese raggiunge il 100%, obiettivo raggiunto da ben pochi paesi, tra i quali solo la Corea del Nord è confermata presso praticamente tutte le indagini, comprese quelle delle Nazioni Unite e della CIA. Concludo questa parte ricordando che il partito e il governo in generale non esclusero mai i pensatori in favore dei proletari. Gli intellettuali sono tenuti in grande considerazione dal sistema coreano e il loro simbolo, il pennino, è incluso tra la falce dei contadini e il martello degli operai, raffigurati nella bandiera del Partito del Lavoro di Corea.
Kim a quel punto piazzò una nuova classe militare a lui fedele, un chiaro segno della direzione che il paese stava prendendo nei confronti della parte meridionale e del suo alleato statunitense. Ossia di una posizione difensiva, non atta a una politica estera turbolenta e provocatoria. Sì, perché l'intera struttura militare nordcoreana, se studiata attentamente, è palesemente portata alla difesa e non all'attacco, oggi come negli anni che precedettero la guerra di Corea e per tutta la guerra fredda. Periodicamente il regime di Pyongyang effettuava atti di provocazione per mantenere alta la tensione lungo la frontiera e far credere al mondo che la possibilità di un nuovo scoppio dei combattimenti fosse imminente. Peccato che questi presunti atti provocatori non servirono mai a nulla alle autorità nordcoreane, mentre andarono costantemente a favore dei loro avversari. Il tentato omicidio del presidente sudcoreano Park Chung-hee mise seriamente in pericolo i timidi tentativi di dialogo iniziati tra le due Coree. Gli attentati contro il presidente Chun Doo-hwan e contro il Boeing 707 Korean Air 858 portarono il paese a essere incluso nella lista statunitense degli stati sponsor del terrorismo e gli preclusero la possibilità di co-ospitare le Olimpiadi del 1988, e l'affondamento della Cheonan del 2010 giustificò la politica di chiusura del sud nei confronti del nord del presidente Lee Myung-bak. Non solo in tutti questi casi non fu mostrata alcuna prova incontrovertibile del coinvolgimento nordcoreano, ma l'attività diplomatica di Pyongyang contrasta altamente con la descrizione di uno stato aggressivo. Negli anni 40 Kim Il-sung partecipò a incontri con politici nazionalisti sudcoreani, anche molto critici nei confronti dei comunisti, quali Kim Gu, al fine di garantire l'unificazione coreana. Negli anni 70 tentò il dialogo con lo ostile presidente sudcoreano Park Chung-hee. Nel 1977 propose di portare a termine la pace di Corea. Nel 1984 inviò aiuti umanitari a Seoul per soccorrere il paese colpito da pesanti inondazioni. La controparte sudcoreana non avrebbe ricambiato con così tanta enfasi una decina di anni dopo. E i leader nordcoreani dialogarono senza problemi e ogni qualvolta gli Stati Uniti e la Corea del Sud si resero disponibili. L'ostilità verso la Corea del Sud e gli Stati Uniti aumentò nel 1967, quando la Corea del Nord si preoccupò di dar luogo a una serie di incidenti lungo la zona demilitarizzata. Il cosiddetto conflitto della zona demilitarizzata coreana del 1967-1969 ebbe per certi versi caratteristiche simili agli incidenti sul confine coreano degli anni 40 e non fu affatto un insieme di atti provocatori della Corea del Nord, come riportato dal già citato giornalista Wilfred Barchett, che in quel periodo visitò il paese. Tra il 1960 e il 1967 furono registrati 2107 violazioni dello spazio aereo e 1909 delle acque territoriali nordcoreane da parte degli Stati Uniti, i quali, assieme alle autorità sudcoreane, nell'aprile del 1967 spararono più proiettili contro il territorio dell'RPDC che nei precedenti 13 anni di armistizio. L'incidente più grave fu il mitragliamento non provocato di 6 guardie di sicurezza nordcoreane, avvenuto il 5 aprile. Nel 68, a gennaio, Pyongyang inviò un comando di 31 soldati ad assaltare la Casa Blu, la residenza presidenziale di Seoul, e assassinarne il presidente, Park Chung-hee. Sebbene l'operazione non andò come previsto, l'incidente rimase comunque uno dei più provocatori dalla fine della guerra di Corea. In realtà la Corea del Sud non dimostrò mai le responsabilità di Kim Il-sung dietro l'attentato alla vita di Park Chung-hee. Riportando alla lettera le parole di Maurizio Riotto, si tratta comunque di argomenti delicatissimi e da prendere con le molle, perché in fondo le uniche immagini proposte dalla televisione ufficiale sudcoreana sono quelle di alcuni uomini a terra che vengono detti essere stati guerriglieri comunisti abbattuti durante l'azione. Pyongyang negò il proprio coinvolgimento e diversi analisti ritengono che l'attacco fu un'azione false flag. La Corea del Nord apprese comunque due cose importanti. Da una parte si rese conto di aver scarso sostegno tra la popolazione sudcoreana e, come dargli torto, che non mostrava alcun entusiasmo per le azioni del regime di Pyongyang. A parte il fatto che queste presunte azioni nordcoreane furono, appunto, solo presunte, ad allontanare un'importante, ma non così grande, fetta della popolazione sudcoreana dal desiderio di dialogo con il nord e riunificazione, non fu tanto il presunto comportamento aggressivo di Kim, ma la pressante propaganda anti-nordcoreana. In particolar modo negli anni 70, i media iniziarono a vedere complotti comunisti ovunque e l'anticomunismo era insegnato come materia nelle scuole dell'obbligo. Nel suo libro, Maurizio Riotto riporta che ai bambini veniva insegnato che i comunisti erano rossi e avevano le corna e di aver incontrato persone che gli avevano raccontato di averlo seriamente creduto fino all'adolescenza. Se da un lato le accuse mai provate del coinvolgimento nordcoreano dietro l'attentato ai danni di Park Chung-hee del 1968 generò con tutta probabilità una sincera ondata di indignazione in Corea del Sud, lo stesso non sarebbe accaduto se ciò fosse avvenuto pochi anni dopo. Se negli anni 60 il presidente golpista aveva goduto di una certa popolarità a causa della ripresa economica e di certe importanti
importanti concessioni fatte ai contadini, questa era andata decisamente scemando fino a crollare totalmente dopo le elezioni del 1971. Vincitore con uno stretto margine sull'avversario Kim Dae-jung e probabilmente con l'aiuto di Broglie, Park sembrò impazzire per la rabbia. Il presidente condusse un autocolpo di stato proclamando l'era dello Yushin, ossia uno stato di emergenza permanente. Il lavoro dei proletari divenne sempre più massacrante e gli oppositori, ossia tutti coloro che manifestavano una qualche forma di simpatia per la RPDC, finirono vittime di torture, processi farsa e uccisioni sommarie. Se la Corea del Nord avesse realmente voluto tentare di riunificare il paese militarmente o semplicemente assassinare Park, gli anni 70 sarebbero stati il periodo giusto. La repressione era divenuta tale che ben pochi avrebbero pianto la morte del loro presidente, persino i membri del suo stesso partito. E dall'altro, cosa ancora più importante, i nordcoreani notarono che invece di rispondere militarmente alle loro provocazioni, gli americani erano disposti a negoziare con il regime. Come quando dopo la cattura nordcoreana della nave statunitense Pueblo, implicata in operazioni di spionaggio contro la RPDC, il presidente Lyndon Johnson organizzò due imponenti operazioni militari dimostrative in Corea del Sud dopo aver scartato un attacco atomico? O come quando, in seguito all'abbattimento di un aereo spia statunitense nel 1969, Richard Nixon, in preda ai fumi dell'alcol, ordinò un imponente attacco nucleare sul suolo nordcoreano, fermato solo grazie al consiglio di Henry Kissinger di aspettare che il presidente ritornasse in sé? Certo, le risposte statunitensi in quelle occasioni alla fine furono più morbide degli attacchi nucleari inizialmente presi in considerazione, ma non definirei le loro azioni come pacifici atti di negoziazione. Nel 76 la situazione nella zona demilitarizzata ripiombò nel baratro quando dei nordcoreani spararono a due ufficiali americani che stavano putando un albero nell'aria. Detta così non è che si capisce bene cosa sia successo. Seguendo il ragionamento proposto prima, ossia che solitamente erano i nordcoreani a provocare gli avversari, si potrebbe pensare che membri dell'esercito popolare coreano abbiano sparato a due poveri ufficiali statunitensi improvvisati giardinieri, con le due parti che agirono all'interno dei propri confini. In realtà, gli Stati Uniti accusarono i nordcoreani di aver sparato come mossa offensiva. La Corea del Nord affermò che avevano risposto al fuoco statunitense, ma la questione di quali di queste versioni sia veritiera è piuttosto irrilevante, poiché i primi a compiere un atto provocatorio furono gli ufficiali USA. Questi, con la solita arroganza Yankee, decisero di potare un albero nell'area di sicurezza della zona demilitarizzata, gestita congiuntamente da ONU e RPDC, fregandosene allegramente delle richieste della parte nordcoreana di porre fine alle loro attività di giardinaggio. L'arbusto si trovava infatti non solo sulla zona di sicurezza, ma addirittura sul lato nordcoreano. In maniera del tutto sproporzionata, il presidente Gerald Ford, senza avvertire i nordcoreani, schierò nella zona di sicurezza 813 soldati statunitensi e sudcoreani armati di artiglieria pesante e perfino dei bombardieri nucleari mobilitati da Guam. L'imponente operazione Paul Bunyan ebbe come obiettivo l'abbattimento del maledetto albero e una delle più gravi dimostrazioni di forza avvenute in Corea, che fece temere ai principali attori regionali lo scoppio di una nuova guerra di Corea. Tra gli anni 70 e 80 il regime costruì tutta una serie di tunnel sotto il confine demilitarizzato, in grado di garantire il transito a un numero di uomini pari a quello di un'intera divisione nel giro di un'ora. La questione degli incidenti dei tunnel rimane poco chiara. Comunque sia, dopo la scoperta del primo nel 1975, Kim Il-sung riferì: i reazionari sudcoreani stanno facendo scalpore per l'incidente del tunnel e simili. Ma questo è tutto un intruglio volto a fornire una scusa per la loro campagna anticomunista. Riferendosi all'incidente del tunnel, le autorità sudcoreane affermano che esiste una minaccia di invasione verso sud. Come puoi facilmente immaginare, come possono le truppe dell'esercito avanzare attraverso un tunnel e quanti soldati marceranno attraverso di esso, in tal caso? Come può essere condotta l'invasione verso sud con un pugno di persone passanti attraverso un tunnel? Un tunnel non è di alcun aiuto nella guerra moderna, pertanto non c'è bisogno, infatti, di tunnel. Perché allora dovremmo scavare un tunnel facendo una cosa inutile? Lei ha chiesto perché ci siamo rifiutati di condurre un'indagine congiunta sul tunnel. Non ci siamo mai rifiutati di farlo, né abbiamo potuto sostenere la proposta di indagare sull'inesistente tunnel. Come notato più recentemente da Dermot Hudson, commentando una bufala del 2016 secondo cui la RPDC aveva costruito un nuovo tunnel tra le due Coree, anche se un tale tunnel potrebbe dare un elemento di sorpresa, non sarebbe adatto per il trasporto di carri armati e veicoli corazzati pesanti. L'atteggiamento ostile e militarista di Kim Il-sung nei confronti della Corea del Sud e dei suoi alleati non era irrazionale. Questo perché, da una parte, il grande leader considerava semplicemente l'esito della guerra di Corea
come una momentanea battuta d'arresto pronta a esplodere all'improvviso. E dall'altra non rinunciò mai all'obiettivo della riunificazione. Esattamente come Corea del Sud e Stati Uniti. Ufficialmente tutti i principali attori regionali hanno come obiettivo la riunificazione coreana. La differenza sta nelle modalità previste. Al contrario di quanto detto dagli autori del video, la riconquista militare del Sud non è mai stata nei piani di Pyongyang, che sa bene che un'invasione avrebbe dei risultati tutt'altro che prevedibili. Al contrario degli anni 50, oggi la RPDC è ben armata, benché tali armamenti siano improntati alla difesa, ma una fetta troppo grande del popolo sudcoreano, un tempo nettamente favorevole nei confronti dei nordcoreani, è stato plagiato da decenni di incessante propaganda antisocialista. Storicamente la strategia nordcoreana consiste nell'attesa e nel dialogo. Attese la caduta di Syngman Rhee fino all'escalation del 1949-1950 e, dopo la guerra, riprese ad attendere. La fuga di Rhee nel 1960 avrebbe potuto portare a importanti dialoghi atti alla riunificazione se Park Chung-hee, probabilmente con l'aiuto della CIA, non avesse attuato un colpo di Stato. Tentò il dialogo con Park e, con lo scoppio della guerra del Vietnam e l'inizio dell'intensa repressione in Corea del Sud dal 1971, attese il possibile ritiro degli Stati Uniti dall'Asia e la caduta del presidente sudcoreano. L'assassinio di Park Chung-hee avrebbe potuto portare a una svolta positiva nei rapporti tra le due Coree, ma ciò fu vanificato dal colpo di Stato di Chun Doo-hwan. L'attesa sembrò finalmente dare risultati concreti durante i mandati di Kim Dae-jung e Roh Moo-hyun, ma poi una pesante campagna propagandistica portò al suicidio di quest'ultimo e all'elezione dell'anti-RPDC Lee Myung-bak. Una nuova speranza nacque in seguito alla caduta del presidente Park Geun-hye, figlia di Park Chung-hee, alle elezioni di Moon Jae-in e agli incontri di Kim Jong-un con Donald Trump, naufragata a causa di pessimi elementi all'interno dell'amministrazione di quest'ultimo, l'elezione del presidente statunitense Joe Biden e della controparte sudcoreana Yoon Suk-yeol, un neoliberista anti-nordcoreano. Non resta altro che aspettare che anche quest'ultimo cada, vuoi per qualche scandalo, per la sconfitta alle nuove elezioni o la fine del suo mandato. Comunque sia, la proposta di Pyongyang per la riunificazione coreana è da decenni quella della creazione di uno Stato federato, con un nord socialista e un sud capitalista, che è uno degli obiettivi del programma in 10 punti per la riunificazione redatto da Kim Il-sung nel 1993. Mentre la proposta di una federazione coreana è stata accettata anche da alcuni presidenti sudcoreani, come Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, apparentemente Moon Jae-in e perfino dal presidente di destra Roh Tae-woo, la maggior parte delle amministrazioni della Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno promosso un'annessione del nord da parte del sud, chi militarmente, come Syngman Rhee, e chi attraverso il collasso economico provocato della RPDC, come Kim Yong-sam.